Non dovete preoccuparvi, Ivan Fyodorovich. Le allucinazioni nel vostro stato sono possibilissime. Dobbiamo solo sorvegliare la loro frequenza e verificarne l'intensità. Comunque, è necessario che incominciate a curarvi seriamente senza perdere un minuto, se no andrà peggio. Vi consiglio di mettervi a letto. È pronto. Avete guardato se la stufa funziona? Sì, sì. È una camera degli ospiti che non usavamo da molto tempo. Sì, sì. Benissimo, va tutto benissimo. Grazie, dottore, per le vostre raccomandazioni, ma come vedete io cammino benissimo. Non dimenticate che domani voglio fare la mia deposizione in tribunale. Deporrete domani, se ve la sentirete. In serata tornerò a trovarvi. Prego, dottore, venite. E tu? Va a vedere come si mettono le cose in tribunale, va. Sì, ma non ti agitare. Ormai con la sua morte, il povero Sverdiakov si è dichiarato colpevole. E tu credi che il tribunale... Certo. È stato trovato anche uno scritto di suo pugno. Distruggo la mia vita di mia libera volontà. Non accusate nessuno. Dice proprio non accusate nessuno? Testualmente. Il presidente mi ha mostrato il biglietto. Adesso va, Alyosha. Va? Va? Va! Che cosa ne pensavate del vostro collega, del servo Sverdiakov? Non era un mio collega, era tanto più giovane di me. Quando da ragazzo venne in casa del mio padrone aveva delle buone inclinazioni, ma ben presto fu guastato. Da chi? Il mio povero padrone prima di tutto. E poi il signor Ivan Fyodorovich. Gli dissero, Dio non esiste. E lui che era di poco cervello l'ha creduto. Però non immaginavo che avrebbe fatto una fine così, poveretto. Credete che Sverdiakov abbia potuto uccidere il vostro e il suo padrone per appropriarsi del denaro? Oh, no, no. No, Sverdiakov in fatto di denaro era onestissimo. Una volta che trovò per terra del denaro caduto al mio padrone, andò subito a riportarglielo. E ora statemi bene a sentire, Grigori Vassilievich. La persona che vedeste correre nel giardino e scavalcare il muro di cinta, l'avete riconosciuta bene? Guardate l'imputato. E lui? È lui. Ne siete certo? L'avete visto bene? Purtroppo sì. Non poteva essere qualcun altro, il servo Sverdiakov, per esempio? No, è impossibile. Sverdiakov già da molto tempo era nel suo letto con una tremenda crisi di mal caduco. Ho terminato. Se l'illustre presidente del tribunale lo permette, io vorrei dire a Mitya, a Dmitri Fyodorovich, che non gli servo rancore per quel brutto colpo che mi ha dato sulla testa. Non è tutta colpa sua. Mi raccomando, ne sia tenuto conto di questo che dico. Il mio padrone, purtroppo, non educava i figli come si deve. E se non era per me, il bambino sarebbe stato mangiato dai pidocchi. E così non si sa dove si va a finire. Non si sa. Grigori Vassilievich, dov'era il servo Sverdiakov la sera del delitto? L'ho già detto, era nel suo letto, nel padiglione della servitù dove stavamo tutti, con una tremenda crisi di mal caduco. L'avete visto con i vostri occhi? Com'era venuta questa crisi? Voi certo lo saprete. Volete raccontarlo alla corte? Sverdiakov era uscito per conto del padrone. Era rientrato poco prima di cena
ed era sceso subito in cantina a prendere la legna per la stufa. Marfa, mia moglie, sente un tonfo e poi un rantolo e dei gemiti. Corriamo giù. Poveretto. Sì, era stato assalito dal suo male. Lo riportammo su, lo stendemmo nel suo letto. Aveva la bocca piena di bava. Dunque, il vostro padrone rimase con voi quella sera? No, rimase solo perché anch'io mi ritirai subito dopo. Sì, avevo un tremendo mal di reni e avevo detto a Marfa, mia moglie, di prepararmi un'infusione per massaggiarmi bene i fianchi e fu proprio per questo che mi ritirai di buon'ora. Posso domandarvi com'era fatta questa infusione per massaggi? C'era della salvia, c'era anche della piantaggine. E magari del pepe. Sì, c'era anche del pepe, sì. Ma vedo che ve ne intendete, eccellenza. Sono dei medicamenti ai quali noi del popolo crediamo. E tutto questo con vodka? No, troppo cara la vodka. C'era dello spirito. Che è più forte della vodka. E ditemi una cosa. Dopo esservi massaggiato ben bene la schiena, non avete bevuto per caso il resto della bottiglia mentre vostra moglie recitava una preghiera miracolosa? Dite la verità, L'ho proprio bevuta. Molto? Quanto su per giù? Un bicchierino? Due? Non vorrei che mi credeste un ubriacone, eccellenza, ma devo dire che era quasi un bicchiere grande. Un bicchiere addirittura? Avete sentito? Un bicchiere di spirito puro. Non c'è male. Si possono vedere gli asini volare. E voi, Grigori Vassilievich, in quello stato vorreste farci credere di aver visto Dmitri Fyodorovich scavalcare il muretto del giardino? Era ubriaco! In che conto possiamo tenere la sua testimonianza? Perché fin dall'istruttoria, voi Alexei Karamazov, in contrasto con tutte le altre deposizioni, avete sempre indicato Smerdiakov come l'uccisore di vostro padre? In istruttoria non accusai esplicitamente, come voi dite, Smerdiakov. Tuttavia faceste il suo nome? È vero, lo feci. Non avevo prove. Il mio era solo un sospetto fondato. Se Dmitri non era colpevole, e di questo sono sempre stato certo, l'uccisore non poteva essere che Smerdiakov. Ora però ne abbiamo anche la prova. Quale prova? Il suo suicidio non è una prova. Almeno per me. Il suicidio di Smerdiakov non prova la sua colpevolezza. Prova semmai la sua disperazione nel vedersi accusato ingiustamente. Ammalato come era, alla vigilia del processo è stato preso dall'angoscia e non ha osato affrontare il dibattito. Ma l'accusa contro vostro fratello rimane. Le prove contro di lui mantengono la loro gravità. Ma Dmitri è innocente. Quale altra prova volete dopo che Smerdiakov? È così, Alyosha. Ma non vogliono crederti. È una congiura contro di me. Contro di me! Qui non si vuole sentire la verità, ma... Grazie, Alyosha. Prega per me. Dmitri Karamazov era una vostra vecchia conoscenza, non è vero? Signor sì. Dunque era già stato da voi? Signor sì, era venuto un mese prima della tragica sera in cui poi fu arrestato. Anche quella volta era in compagnia della signorina. E anche quella volta fece baldoria. Bisboccia grande. Clienti così se ne vedono ormai pochi dalle nostre parti. Basta osservare che mancia danno ai posteggiatori fuori dal locale e già si sa quanto hanno in tasca e quanta voglia hanno di spendere. Quella volta, quella di un mese prima, quanto poté spendere l'imputato? Molto, molto. Confermate la cifra che avete detto in istruttoria? Signor sì. Dite la cifra. Tra i 2.000 e i 3.000 rubli, ma
ma più tre che due. Solo se si pensa al denaro che fu buttato alle ragazze e ai contadini che erano accorsi per vedere il gran signore venuto dalla città con ogni ben di Dio, no, non dava mica pochi spiccioli, no, erano belle monete da 10 rubli che buttava, e allora i conti si fanno presto e le ragazze che erano state svegliate per cantare e ballare, quanto intascarono, è come se gli avessi fatto i conti in tasca. Dunque più vicino ai 3 che ai 2000 rubli. Non imbocchiamo il test, che è di per sé stesso abbastanza servizievole, a quel che vedo. Signor Presidente, non permetto... Rispondete. L'ho già detto, qualcosina meno di 3000, ma poco. In ogni modo escludete che con i 3000 rubli l'imputato abbia potuto pagarsi la prima e la seconda baldoria. Lo escludo. La seconda volta poi, quella famosa che si concluse con le guardie, quella volta glieli vidi io in mano, io con questi occhi che mi potessero cadere i 3000 rubli. Signori, alzatevi e guardate. Guardate per terra. Cercate gli occhi di questo brigante che certamente sono ruzzolati da qualche parte. Cercate sotto le sedie, sotto il tavolo! Glieli vidi io, mi bastò un'occhiata, ce ne intendiamo. Eh? Lo sappiamo, siete un professionista. Ho finito. Uomo dall'occhio di falco e dalla memoria prodigiosa, voi certo ricorderete che nella seconda serata, quella che voi chiamate appunto famosa e che finì appunto con le guardie, ad un certo momento il signor Dmitri Fyodorovich Karamazov decise di giocarsi a carte con l'ufficiale polacco, l'antico fidanzato di Agrafiena Aleksandrovna, la libertà della signorina. L'ufficiale dunque vi chiese un mazzo di carte. Che carte gli portaste? Delle carte. Nuove? Non avevo carte nuove, eravamo fuori stagione. E allora che carte? Uno dei nostri mazzi già usati. Volete dirci il particolare che differenziava quel mazzo di carte dagli altri? Parlate. Dal momento che lo sapete, erano carte segnate, ma fu lui a chiedermelo, il polacco. E voi gliele deste e volentieri. Il compenso? Mi diede una buona mancia. Ora conosciamo l'uomo e il valore della sua testimonianza. Signor Presidente, io mi chiedo come mai sia ancora a piede libero. Come mai? Gode forse della particolare protezione del nostro procuratore generale? Non vorrei crederlo. Ce ne occuperemo a parte di questo furfante. Per ora andatevene. Non fate altro che suonare. Potete andare a dormire. Ivan Fyodorovich, non mi avete chiamato forse voi? E adesso vorreste mandarmi via senza parlare di quello che ci sta a cuore. Tanto, lo sapete, qui non ci sente nessuno. Ti dico di andartene da che? Fuori! Ho piacere che si cominci a darci del tu, però mi sento offeso di essere chiamato lacché. Imbecille! Lacché è una parola che ti deve piacere molto, eh? È in qualche modo nobile e nello stesso tempo sommamente spregiativa. Ma tu, fratello, la usi sempre a sproposito.
Non hai detto lacché anche a Smerdiakov, ma dovrei riconoscere che il suo gesto ha avuto una certa grandeur. Distruggo la mia vita di mia libera volontà. Non accusate nessuno. Io che gli ero accanto, ho dovuto ammirarlo. Taci o ti prendo a calci. Bugiardo! In un certo senso ne sarei lieto, perché se mi prendi a calci vuol dire che credi nella mia realtà. Non si prende a calci un fantasma. Ma nemmeno per un momento io ti prendo per una realtà. Sei una menzogna. Tu sei una malattia, sei la mia malattia. Tu sei un'allucinazione, sei un'incarnazione di me stesso. Però solo di una parte di me, dei miei pensieri, dei miei sentimenti. Tu sei la parte peggiore. Sapevo che Smerdiakov si sarebbe impiccato. Lo sapevi, eh? Me l'aveva detto lui! Avevo capito perfettamente che non sarebbe venuto a deporre in tribunale quel furfante! Sono io il responsabile. Non hai avuto la stessa grandeur. Avresti dovuto impiccarti anche tu. Ecco quel che dovevi fare. Che devi fare. Se sei davvero quel grande pensatore che credi di essere, sei ancora in tempo. Ancora in tempo. No, no, non mi piccherò! Tu non avrai, non avrai questa vittoria, parte bassa, parte miserabile di me stesso. No, 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 non mi piccherò. Lui adesso almeno conosce la verità. Ah, se ti impicchi lo saprai anche tu. Ma hai paura, di sapere. Comunque la paura è più grande della tua sete di verità. Hai ragione, dopo tutto, dal momento che la verità l'hai già qui davanti a te, sotto i tuoi occhi. Ti ho già detto che tu non sei niente. Non esisti, ti vedo, ma non ci sei. Dalla foga con cui mi neghi mi convinco che tu, in fondo, credi proprio in me. Ma nemmeno per un centesimo! Forse per un millesimo, ma ci credi. Del resto io vorrei credere in te, ma... Oh, 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 ma questa è quasi una confessione. Non respingere questo desiderio di credere in me, perché credendo in me crederesti anche nel mio contrario e tu muori dalla voglia, spasimi di avere la fede. Vedi come ti faccio oscillare continuamente tra la fede e l'incredulità. Ti porto di qua e di là, su e giù, come se tu fossi un fantoccio e non quel giovane pensatore dilettante di letteratura ed arte che vorrebbe scrivere un giorno o l'altro il grande inquisitore. Ti proibisco di parlare del grande inquisitore! Taci o t'ammazzo! Che almeno mi spieghi. Ero venuto per il piacere di parlare con te e vorresti impedirmelo. Oh. Io pensavo che tu fossi un esemplare di vera modernità. E invece, oh, che delusione. Secondo me, vedi, non c'è niente da distruggere nel mondo, fuorché l'idea di Dio nell'umanità. E tu invece vorresti credere. Credere, credere. Sì, vorresti. Qui sta l'errore. E tu aspetti l'alba per farti portare in tribunale ed accusare il povero Smerdiakov.
Perché? Credi di rendere omaggio alla verità, ma tu non credi né alla virtù e nemmeno alla verità. E allora che senso avrebbe il tuo gesto? Sì, solo un gesto avrebbe senso per te. Finire come è finito Smerdiakov. Sai che ti dico, Furfante Chiacchierone, che io domani andrò a fare la mia deposizione in tribunale, ma nessuno forse mi crederà. E perché farla? Allora, eh? Ah, io lo so, quel che ti spinge, lo farai per essere lodato ed ammirato da qualcuno. Tu sai che Katerina Ivanovna, l'orgogliosa fanciulla, ti disprezza e tu vorresti umiliarla con un gesto di grandeur. Io lo so che tu passerai il resto della notte a chiederti ci vado o non ci vado in tribunale. Forse ci andrai, forse no. La verità è che io... Non posso sentirti dire quella parola, la verità! La verità è che io li odio tutti. Odiavo mio padre, odiavo Smerdiakov. E odio anche il mostro, sì, mio fratello Dimitri. Lo odio dopo tutto, benché sia innocente. È gelosia. Sei geloso di lui e di Katia. Non amo più il mio Alyosha! No, non lo amo, no! Non amo più niente, nessuno, niente, niente! Bisogna ucciderli tutti, tutti, tutti! Anche te, vile anche! Ad uscire ancora. Ecco, allora... Eccellenza, il testimone Ivan Fyodorovich Karamazov, fratello dell'imputato, che per tutta la notte è stato agitato da una violenta febbre nervosa, è adesso in grado di deporre. Chiedo a Vostra Eccellenza di volerlo ascoltare per primo. È quel che desideriamo. Accomodatevi pure qui, Ivan Fyodorovich. Dottor Majakovskij, vi sarei grato se voleste trattenervi in aula durante l'interrogatorio. Credo che il teste si sentirà rassicurato dalla vostra vicinanza. Da me non si richiede il giuramento, lo so benissimo. Forse siete ancora indisposto, perché non vi sedete? Non datevi pensiero per me, eccellenza, sto benissimo in piedi, anche perché così domino. Posso dominare. Eccellenza, io sono un po' come quella ragazza di campagna la mattina delle nozze. Se voglio ci vado in chiesa, ma se non voglio non ci vado. E tutti preoccupati di uno scandalo, tutti a starli intorno a lisciarla, tutti a pettinarla e vestirla per condurla all'altare prima che si penta. Ma lei continua a dire se voglio ci vado, ma se non voglio, perché nessuno può costringermi. È una scena di una rappresentazione popolare russa. Che vorrebbe significare? È così semplice. Spiegatevi. C'è un momento in cui dico intervengo io e chiarisco tutto, un momento dopo perché poi dovrei intervenire. Sarà una fatica inutile, tanto nessuno capirà. Proprio come quella ragazza di campagna. Ma se mi decido, mi decido. E allora non tornerò più indietro. Deciderà mio fratello Alyosha. Fratellino mio, angelo della casa. Dimmelo tu, devo parlare o no? Capiranno o no questi signori? Parla, Ivan. Ascolta quel che di buono c'è in fondo al tuo essere. E che c'è di buono nel fondo di Karamazov? L'abiezione, soltanto l'abiezione. Dillo tu, Dimitri, che lo sai. Non importa, Ivan. Parla. Ti sentirai liberato dall'abiezione. Ti sentirai sollevato. E se avessi paura? Se tremassi di paura? Ma se potessi prendere su di me la tua paura. Credimi, Ivan. Parlerò.
ma lo faccio per te, Alyosha, non per lui. Fallo per te, Ivan. Innanzitutto per te. Ecco il denaro. Lo stesso che c'era in quella busta. Per questo denaro mio padre venne ucciso da Smediato! È come non lo vuole nessuno. Ditemi dove devo deporlo. Usciere, consegnatelo, Sua Eccellenza. Dite che è proprio lo stesso che si trovava nella busta al momento dell'uccisione? No, non lo dico, lo so. E come mai questo denaro si trova adesso nelle vostre mani? L'ho avuto da Smerdiakov prima che si impiccasse. Smerdiakov è l'assassino, lui ha ucciso mio padre, non mio fratello Dimitri. Raccontate i fatti, Ivan Fyodorovich. Perché siete andato a casa di Smerdiakov? I fatti. La sera prima del processo. Ieri l'altro. Sì, ieri l'altro, lo so. Ieri l'altro. Sembrava invece tanto lontano. Ieri l'altro. Andai da Smerdiakov per sapere la verità. Devi dirmi chi è l'assassino di mio padre, altrimenti ti ammazzo, gli gridai. Lui mi guardò fisso con quei suoi occhi gialli. Dunque mi rispose, non è una commedia quella che fate con me. Possibile che non abbiate ancora capito che l'assassino sono io e abbiate per un momento dubitato di vostro fratello Dimitri. E tirò fuori da dentro la calza qualcosa che teneva nascosto. Era il pacchetto di rubli. Allora, la collera mi sbollì di colpo e fui preso da una specie di vergogna e anche di compassione per quel verme che mi porgeva quel denaro e mi metteva nelle mani spontaneamente la prova tangibile del suo crimine. Poi mi raccontò come aveva architettato e compiuto il delitto. Sì, l'attacco di epilessia era simulato, aspettava l'arrivo di Mitya. E dopo che Mitya fuggì contrastato da Grigori, che si prese quel colpo in testa, Smerdiakov riuscì a farsi aprire da mio padre facendogli credere che la Grushenka era lì che aspettava. E lo colpì alle spalle col fermacarte di bronzo. Poi prese il denaro, che non era sulla scrivania, né sotto il materasso, ma dietro un'icona, e tornò al suo giaciglio di finto ammalato. Poco dopo, la violenta emozione che aveva subito gli procurò davvero un attacco del suo male, che lo tenne per alcuni giorni tra la vita e la morte. Te. Eccoli, i fatti. Veri. Ora sapete chi materialmente ha ucciso nostro padre. Peccato che Smerdiakov si sia impiccato e non possa fare anche a noi questa suggestiva confessione. Ma c'è il denaro, è una prova concreta. Eccellenza, signori giurati, signori della corte, chi ci può assicurare che questi rubli sono gli stessi che erano nella busta preparata dalla vittima? Se fosse un contrassegno qualunque, ma vi prego, esaminateli anche voi. Sono semplicemente rubli. E perché mai i rubli contenuti in quella busta avrebbero dovuto avere un contrassegno? Eccellenza, a questo punto ho il dovere di rivelare alla Corte una circostanza significativa che avevo riservato per la mia requisitoria. 6 o 7 persone possono testimoniare che Ivan Karamazov ha scontato recentemente a una banca del capoluogo della provincia 2 cambiali di prestito di 5.000 rubli ciascuna. Per le spese del processo. E per voi questa sarebbe una circostanza significativa. Si vede proprio che non avete la stoffa del filosofo, ma del ragioniere. Eccellenza! Signori, non ho ancora finito. Chi
chiedo che mi si lasci terminare la mia deposizione. Ivan Fyodorovich, dite pure quello che dovete dire. Nessuno vi interromperà più. Chiedo silenzio e attenzione, perché devo passare ad altre rivelazioni. Posso dire con certezza che Smerdiakov è stato soltanto l'esecutore materiale del crimine, ma dietro di lui, alle sue spalle, c'era sicuramente un mandante. E chi? Smerdiakov ha ucciso e poi si è ucciso perché è stato soggiogato, direi addirittura costretto, da qualcuno. Questo lo so di certo, me l'ha confessato lui stesso. Eccellenza, si tratta di un complotto, di un vasto e ben congegnato complotto. Complotto politico? Forse il signor Fyodor Pavlovich Karamazov apparteneva a qualche organizzazione terroristica. Ma no, non apparteneva, mio padre era un libertino, i libertini sono tutti conformisti. Società segreta, allora. Ecco, forse vi avvicinate. Società che allargano le loro fila, tessono le loro maglie sottili e sinuole, impalpabili ma pericolose. Mi intendete o no? Vogliamo chiamare le cose col loro nome? Massoneria. Volete dire massoneria, vero? Signor Presidente, non dategli ascolto. Da più giorni mio fratello ha la febbre cerebrale e delira. Sciocchezze, sciocchezze! Io alludevo a certe società di eletti, di uomini superiori, i maestri, ecco. Là vanno ricercati i responsabili veri. Ma avete qualche prova concreta da offrirci? Ma certamente. Provate a fare il processo a certe idee, a certe scuole di pensiero. Beh, veramente non spetta a noi. Anche a voi. Il giorno che queste idee si concretano, inducono un delitto, proprio a voi. Voi invece vi accontentate a ghermire una mano e provate che è stata proprio quella a uccidere, a colpire. E quando vedete l'assassino partire per la Siberia siete pati, persuasi d'aver fatto giustizia. E non vi accorgete che c'è qualcuno in un angolo, invincibile, che ride di voi, perché l'assassino vero è lui. E voi non lo vedete. Eccellenza, eccellenza, io sono ateo. E credo che all'uomo superiore tutto sia concesso. Sono io che ho messo queste idee nella testa di Smerdiakov. Sono io che gli ho detto: dell'assassinio di nostro padre ti assolvo io, perché non è una colpa. Non è vero. Quando gliel'hai detto? È come se gliel'avessi detto. Ma sì, Alyosha, il giorno che partivo. E lui l'ha capito. Io ero già in carrozza e lui mi ha guardato con una luce strana negli occhi e mi ha risposto: promesso, d'accordo. Smerdiakov è l'esecutore materiale del crimine. Io l'ho persuaso ed istigato ad uccidere. Tutti desiderano almeno una volta la morte del loro padre. E abbiate almeno il coraggio di dire che è vero e che siete qui a divertirvi soltanto perché c'è da sguazzare in un parricidio. Eccellenza, non vedete che è malato? No, non sono malato, non sono pazzo. Sono soltanto un assassino. Sono il mandante dell'uccisore di mio padre. E voglio che mi si creda. Ma come si fa a credervi? Avete almeno qualche testimone? Sì, uno. E chi? Alla coda, eccellenza.
non sarebbe dignitoso per questa corte. Il mio testimone è un diavolo meschino, però è stato con me tutta la notte. Stava lì, seduto in un angolo. Abbiamo parlato. Poi è scomparso. Ma sono sicuro che è qui, da qualche parte. Non ha voluto certamente lasciarmi venire solo. Sono sicuro che è qui e mi spia. Io questa notte gli ho detto, parlerò, dirò tutto, ma lui a sorridere. Non ti crederanno, vedrai che i giudici e i giurati... Non ti crederanno. E si è messo a sorridere. Perché il diavolo ha il cuor leggero. Mentre io, per 2 minuti di gioia, darei. Ah, sei qui, eh? Ah, sei venuto qui, eh? A spiarmi, in mezzo ai giurati, qui. Sono io l'assassino, io! No, Ivan, no, non puoi sacrificarti così, no. Signor Presidente, chiedo che non venga tenuto conto della deposizione del teste Ivan Karamazov, dato il suo evidente stato di agitazione mentale. Io dirò tutto, sì. Dirò tutto. Che cosa dovete dire, Katerina Ivanovna? Prendete, leggete questa lettera. È lui che ha ucciso suo padre. Guardate, l'ho scritto. Ivan è innocente, ha la febbre. Prima delirava. Fatale Katia, domani troverò il denaro e ti renderò i tuoi 3.000 rubli. E addio, donna di grandi collere, ma addio anche al mio amore. Finiamola. Domani chiederò quattrini a tutti e se non li troverò ti do la mia parola d'onore che andrò da mio padre, gli fracasserò la testa e glieli prenderò sotto il guanciale purché Ivan sia partito. Andrò in galera ma ti renderò il tuo denaro, ammazzerò chi mi ha derubato. C'è un po' scritto, ti maledico ma ti adoro, io mi rovinerò ma prima ucciderò quel cane. Gli strapperò i rubli. Aspetta i 3.000. Sono sotto il materasso, legati con un nastrino rosa. Katia, non disprezzarmi. Dimitri non è un ladro, ma un assassino. Addio, tuo schiavo e nemico, Dimitri Karamazov. Dimitri Fyodorovich Karamazov. Riconoscete questa lettera? È mia. Sì, è mia. Perché l'hai fatto? Io e te ci siamo odiati per tante ragioni. Ma te lo giuro, Katia. Io anche odiandoti, ti amavo. Tu non mi amavi. Basta, invece. Basta. Katerina Ivanovna, vi prego di spiegare anzitutto ai signori giurati quando e in quali circostanze ricevete questa lettera. L'ho ricevuta alla vigilia del delitto. Lui l'aveva scritta il giorno prima alla trattoria alla capitale. Guardate, eccellenza, sulla carta deve essere stato fatto il conto. In quel momento si sente. Lui mi odiava a causa dei 3.000 rubli che si era tenuto. Gli bruciava la sua bassezza. Col permesso della giuria, vorrei chiedere alla signorina Katerina Ivanovna come mai e per quale ragione ha potuto nascondere fino a questo momento un documento simile. Perché volevo essergli d'aiuto, è chiaro, ma non lo merita e la mia coscienza si ribella. La giustizia deve conoscere la verità. Questo gesto improvviso nasce da una vera sete di giustizia o non piuttosto dal timore che un altro personaggio della famiglia Karamazov sia coinvolto in questo processo? Non rispondete? Sarò allora più esplicito. Quali sono i vostri sentimenti nei confronti di Ivan Fyodorovich? Ho l'onore di essere la sua migliore amica.
Ma vi preoccupate di lui e lo difendete con un'agitazione e un fervore più che amichevoli. Lo difendo come lo difendo perché lo conosco e lo stimo. E so che la sua generosità non ha limiti quando prende a cuore una causa. È capace anche di sacrificarsi. Non è come l'altro, che pensa solo a se stesso. Condannatelo. Infame bugiarda! Non avete capito? Si vuol perdere Dimitri. Salvare il suo amante! Sì! Tu lasciami, sai! Io ve lo giuro sullo Spirito Santo che non c'entra niente Dimitri in tutta questa storia! Dimitri ha fatto tutto per Ivan, tutto per Ivan! Signor Presidente, voi non dovete tenere conto di quella lettera. Bruciatela! Si capisce che era ubriaco quando l'ha scritta, si sente, si capì! Alyosha, caro, dillo tu, parlagli tu, dilli tu! Basta! Dimitri! Le testimonianze sono concluse, fate uscire tutti i testimoni. Poiché è mia ferma intenzione concludere il dibattito in serata, do subito la parola al procuratore generale per la sua requisitoria. Signori giurati, non è frequente che un difensore della legge, o come si dice anche impropriamente un accusatore, si trovi ad avere inaspettatamente tra le mani una prova di accusa così piena, così totale, da sollevare la sua coscienza da ogni dubbio e a spingerlo a dichiarare pacatamente, serenamente, ecco il colpevole, non c'è dubbio, è lui, potete condannarlo senza che i vostri sonni siano un giorno turbati dai rimorsi. La lettera dell'imputato presentata in extremis da Katerina Ivanovna è appunto la prova che mi induce a sacrificare il lavoro di intere settimane per la preparazione della mia requisitoria. Signori giurati, io rinuncio alla mia requisitoria, la metto completamente da parte, non serve più. E se dovessi esprimere un desiderio, rinunciando ormai al processo contro Dmitri Karamazov, io vorrei che se ne aprisse un altro contro suo fratello Ivan, che in un parossismo di rimorsi ha confessato quanto e in che maniera sottile, diabolica, sia colpevole del suicidio del servo Smerdiakov. Ahimè, la giustizia è impotente in questi casi e deve rimettersi a un altro giudice, al giudice supremo che sa misurare e punire questi reati dell'intelligenza e dello spirito. La famiglia Karamazov, tra cui metto anche il servo Smerdiakov, è una ben triste famiglia. Due uccisi e forse due uccisori. Eppure non si può dire che non sia una famiglia rappresentativa. È come uno specchio in cui la nostra società può guardarsi e riconoscersi. Oh, non tutto naturalmente in proporzioni microscopiche. È proprio per questo che il nostro processo è diventato così appassionante, così tristemente celebre in tutto il paese. E io mi domando, quale delle persone che compongono questa famiglia rappresenta meglio la Russia? Perché, direte voi, guardare solo ai personaggi cupi, sfrenati, al libertino Fyodor Pavlovich, all'idiota e maniaco Smerdiakov, allo sprezzante e anarchico Ivan, al violento e sanguinario Dimitri?
è trascurare quel cuor d'oro di Alyosha, che spaventato dall'ambiente familiare rinuncia ai rischi e alle lotte della vita attiva e si rifugia nel solitario misticismo di un convento. Sì, sì, è vero, anche Alyosha e la Russia, però se dovessi indicare il personaggio rappresentativo, il personaggio veramente nostro, russo voglio dire, non esiterei a scegliere Dimitri. Non siamo forse tutti noi degli istintivi? Non siamo forse una stupefacente mescolanza di bene e di male? Oh, sì, 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 amiamo la cultura, la civiltà, ma nello stesso tempo siamo pronti a litigare col vicino che ci guarda male. Siamo buoni, buonissimi, ma solo quando le cose ci vanno bene. Ah, allora siamo addirittura agitati da nobili ideali, a patto però che questi ideali si realizzino da soli. Ci piovono dal cielo, belle pronti e soprattutto gratis. Dateci del denaro, non siamo avidi, ma datecene molto e vedrete come sapremo sperperarlo in una sola notte di baldoria. E se non ci darete quel denaro, vi faremo vedere come sapremo procurarcelo quando proprio ne abbiamo bisogno. E non è questo il ritratto di Dmitri Karamazov? E non è anche un po' il nostro ritratto? Esentati dal dovere di provare il crimine di Dmitri Karamazov, il quale non ha spiegato nulla, non ha aggiunto neppure una circostanza reale, chiarificatrice, io vorrei toccare un punto solo del nostro processo. No, 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 non è un pentimento, un punto solo. Smerdiakov. L'accusa fatta a Smerdiakov. E lui, e non Dmitri, l'uccisore del vecchio Karamazov, è stato detto. Ma chi ha acceso questo sospetto? Vediamo. Tre persone. Innanzitutto, l'imputato. Ed è umano, ma sappiamo in che conto tenere le sue accuse. Poi, il fratello Ivan. Ma tutti abbiamo ascoltato il suo tortuoso, malsano ragionamento. Anche l'altro fratello Alyosha ha accusato Smerdiakov. Ma non ha portato nessuna prova! Io vorrei solo chiedere all'imputato: che ragione avrebbe avuto Smerdiakov di uccidere vostro padre? Non lo so. Chi può indovinare quello che passa nel cuore dell'uomo? Ah, davvero un gran mistero. Sì, sì, lo riconosco. Ma non ci sono ragioni che potessero spingere Smerdiakov al delitto, nessuna! L'assassino è uno solo, è Dmitri Karamazov! Il documento presentato da Katerina Ivanovna lo prova in modo esplicito. E l'imputato lo firma. E con questa firma, che prova la sua premeditazione, firma anche la sua condanna. Ora, qualunque cosa possa dirvi l'illustre difensore, l'illustre geniale difensore, ricordatevi che voi in questo momento siete innanzitutto i difensori del nostro diritto, della nostra santa Russia, delle sue famiglie, dei suoi principi, di tutto ciò che è sacro. E il vostro verdetto non echeggerà soltanto in quest'aula, ma in tutta la Russia. E tutta la Russia sarà confortata o costernata dalla vostra sentenza. Un nostro grande scrittore dell'altra generazione, Nikolai Gogol, nel finale della sua opera più famosa, raffigura la Russia come una troica che, trainata da tre focosi cavalli, s'allontana al galoppo verso una meta sconosciuta ed esclama: oh troica, alata troica, chi ti inventò
E aggiunge nel suo orgoglioso entusiasmo che dinanzi ai tre cavalli galoppanti i popoli ammirati si faranno da parte con rispetto. E sia, signori miei, la nostra troica già corre, ma mi domando verso quale meta. E se corresse verso la rovina? E se per ora gli altri popoli si scansano dinanzi ai tre cavalli galoppanti, forse non è per rispetto, ma semplicemente per l'orrore, per il disgusto. Saranno loro a fermare la nostra pazza corsa per salvare se stessi, la cultura, la civiltà. E voi, voi, signori giurati, non aumentate il loro allarme con un verdetto che giustifichi l'assassinio di un padre da parte del proprio figlio. Però è incensato un po' troppo il liberalismo. Si vede che ha paura. Ha paura dell'avvocato? Sono ansioso di sentire questo Fedyukovic. Finora ci ha divertito. Adesso ci deve convincere. Oh, però sulla troica, citazione azzeccata. Credete proprio che i popoli non aspetteranno? Non avete letto che al Parlamento inglese un deputato laburista, a proposito dei nostri socialisti, ha domandato esplicitamente al governo che si intervenga. Ci ha chiamato nazione barbara. Se non la smettono, noi chiudiamo Kronstadt e non gli diamo più un chicco di grano a questi inglesi. No, per dispetto, se lo andranno a comprare dall'America, non aspetta altro. E adesso la parola è al difensore, l'avvocato Fedyukovic di Pietroburgo. Signor Presidente, signori giurati, stimatissimo pubblico, ho seguito questo caso Karamazov fin dalle origini, sulle prime corrispondenze dei giornali di Pietroburgo. E quando un giorno i parenti dell'imputato mi invitarono ad assumerne la difesa, accettai prontamente, con entusiasmo. Perché? Perché ascoltando le voci e leggendo i giornali trovavo una schiacciante associazione di indizi tutti contrari all'imputato. Eppure nessuno di essi resisteva ad una critica approfondita, esaminato da solo, disgiunto dagli altri. Curiosa, appassionante situazione. Signori giurati, io qui sono un uomo nuovo. Tutte le impressioni io le ho ricevute senza preconcetti. Io non sono di questo paese e di conseguenza l'imputato, che è senza alcun dubbio un carattere violento, anzi sfrenato, non ha mai avuto modo di offendermi. Come invece ha fatto con tante, troppe persone di qui. Ed è fin troppo logico che molti siano prevenuti contro di lui. Prevenuti anche per una certa galanteria verso il gentil sesso, il che ha reso l'imputato più simpatico alle signore che ai loro stimatissimi mariti. Le mogli, le fidanzate, le sorelle lo invitavano a casa loro con la stessa insistenza con cui mariti, fidanzati e fratelli mettevano per tenerlo lontano. E pare che fosse quasi sempre il gentil sesso ad averla vinta. Non è vero, illustre procuratore generale? Lo chiedo a voi, illustre avversario, perché mi risulta che Dmitri Fyodorovich Karamazov fosse accolto in casa vostra con molta affettuosità, il che non ha mancato qualche volta di mettervi di cattivo umore. Voglio solo far capire donde nasca quel tanto di eccessivo che ho notato in questi giorni sia negli accusatori e denigratori come del resto nei difensori e sostenitori dell'imputato. Che cosa vorreste dire? Voglio dire semplicemente questo, che alla base si può scoprire l'esistenza di un fatto strettamente personale. Ed è quindi più che logico che si sia prevenuti
contro il mio disgraziato cliente, anche se si tratta di un uomo certamente superiore come è il nostro procuratore generale. Per esempio, pensate, è bastata una dichiarazione insolita come quella di Ivan Fyodorovich Karamazov perché il nostro procuratore trovi non più un solo imputato da perseguire, ma addirittura due. È buon per noi se alla fine di questo processo non ci vedremo un po' tutti incriminati. Signori giurati, voi qui lo vedete bene, non si segue una vera linea giuridica. Qui si fa del romanzo. Io invece mi atterrò ai fatti, alle circostanze che ormai tutti conosciamo. C'è stato un assassinio e si aggiunge a scopo di furto. E io domando, che cosa è stato rubato? Mi si risponde, del denaro. E precisamente 3.000 rubli. Ma chi li ha mai visti? Nessuno. Cioè, uno solo li ha visti. Ed è Smerdiakov. È lui che ha detto sono 3.000. È lui che corre a riferirlo all'imputato, al fratello Ivan e alla Krushenka. Ma nessuna di queste tre persone li ha mai visti. E dove erano questi 3.000 rubli? Sotto il materasso del vecchio Fyodor Pavlovich Karamazov. Ammettiamolo. Dmitri Fyodorovich, dice l'accusa, va, uccide il padre e ruba il denaro nascosto sotto il materasso. È così? Ora io vi chiedo, perché, secondo quanto è scritto a verbale, il letto era in perfetto ordine e le lenzuola di bucato immacolate e non si vedeva traccia di quel sangue che invece imbrattava le mani di Dmitri Fyodorovich? Perché il denaro era nascosto dietro. E chi lo ha detto? Il nostro testimone, Ivan Karamazov. Ah, allora siete disposti ad accettare la sua testimonianza? Mi inchino. I rubli dietro l'icona, come dice Ivan Fyodorovich, e il crimine commesso da Smerdiakov. D'accordissimo. Eccellenza, si può chiudere questo processo. Avvocato, tornate ai fatti. Su, riprendete. Riprendo e concludo. Dunque, per me non c'è stato furto da parte dell'imputato e quindi non c'è stato nemmeno assassino. Volete sapere il nome dell'assassino? Smerdiakov! Sì, signori, proprio quel servo Smerdiakov che finora nessuno ci ha presentato per quello che veramente è. L'accusatore è stato troppo sbrigativo nel definirlo un povero idiota. Sbaglio. Di salute, certo, era debole, ma aveva un carattere forte e terribilmente diffidente e un'intelligenza capace di pensare lungamente, tenacemente. E questo lo sapeva bene Ivan Fyodorovich, che si serviva di Smerdiakov come terreno di prova per i suoi aggrovigliati ragionamenti filosofici. Inoltre Smerdiakov era ambizioso, ambiziosissimo, odiava la propria origine. E siccome immaginava di essere figlio illegittimo di Fyodor Pavlovich, non sopportava la propria posizione nei confronti dei figli legittimi. Nel suo cervello malato prende consistenza un'idea terribile di vendetta. Uccidere, rubare e scaricare la colpa su Dmitri, che lo ingiuriava continuamente. Signori giurati, io giuro su quello che ho di più sacro che credo pienamente a questa versione dell'assassinio. Ma che cosa spinge il nostro procuratore generale a giurare sulla colpevolezza dell'imputato, a sollevare la sua coscienza anche da un'ombra di dubbio?
la lettera esibita da Katerina Ivanovna. E poiché siamo alla lettera, parliamo pure di questa lettera. Credete che sia davvero una prova convincente, anzi, una prova determinante? Pensate per un momento che cosa sarebbe successo se Katerina Ivanovna, invece di aspettare la fine del dibattito, avesse esibito subito la lettera come avrebbe dovuto. Non avrebbe prodotto alcuna impressione particolare, sarebbe sembrato lo sfogo sconnesso di un ubriacone che in un momento di esaltazione, di amarezza, commette l'ingenuità di confidare ad una donna, anzi ad una fidanzata abbandonata, i suoi propositi di vendetta nei confronti del padre. Se Katerina Ivanovna avesse esibito subito quella lettera, sarebbe andata a vantaggio dell'imputato. Ma Katerina Ivanovna aspetta il momento cruciale e spara il suo petardo. È un petardo, ma fa l'effetto di una bomba mortale. Peccatore generale abbia scambiato un innocuo petardo da fiera per una bomba che può troncare la vita di un uomo. Signori giurati, io mi rendo conto della vostra posizione. Voi, da una parte, dubitate che Dmitri Fyodorovich Karamazov si sia macchiato d'una colpa così orrenda, e al tempo stesso vi domandate: e se davvero avesse ucciso e andasse via impunito? Voglio dirvi una cosa, signori giurati, voglio mettermi nelle vostre teste e nei vostri cuori, voglio fare con voi tutte le possibili ipotesi. Ammettiamo che l'imputato si sia macchiato di un crimine così orrendo. No, no! Dico, ammettiamolo. Ma io vi domando, Fyodor Pavlovich Karamazov può essere considerato un padre? Ha mai insegnato a Dmitri a ragionare? Gli ha mai dato un'istruzione? Gli ha mai voluto un po' di bene fin da quando era bambino? Padri, padri che mi ascoltate, ricordiamoci di non contristare mai il cuore dei nostri figli. Comprendiamoli, altrimenti non saremo i loro padri, ma i loro nemici. E un giorno essi potrebbero chiederci: padre, perché ti debbo rispettare? Perché ti dovrei amare? Signori giurati, bisogna essere coraggiosi, bisogna ad un certo momento essere addirittura temerari, guardare in faccia la realtà e chiamare le cose con il loro vero nome. Fyodor Pavlovich Karamazov non era un padre, diciamolo ad alta voce, non era un padre! Ah, lo so bene. Lo so bene, esiste anche l'interpretazione che pretende che anche l'essere più scellerato debba essere considerato padre per il semplice fatto di averci generato. È però una concezione mistica che non si comprende con l'intelligenza, ma si può solo accettare con la fede e non si può imporre a chi non la sente. Nel nostro caso, tra padre e figlio non passava questa mistica corrente di fede. Ne sarete tutti convinti, e soprattutto per colpa del padre. Perciò io vi chiedo, signori giurati, salvate quest'uomo. Meglio, meglio che 10 colpevoli vadano liberi piuttosto che condannare un innocente. E Dmitri è veramente innocente. Non distruggete in lui l'uomo nuovo che può rinascere. La sola vera punizione che gli si addice
e la misericordia. Tocca forse a me ricordarvi che la giustizia non è solo castigo, ma salvezza. E allora, signori giurati, giudicatelo, giudicatelo con coraggio. E non fateci paura, non spaventateci con le vostre troiche impazzite. La Russia, signori giurati, non è una troica scatenata, ma un maestoso cocchio che arriverà trionfalmente e solennemente alla meta, e i popoli ci faranno largo ammirati. Sì, lo so che voi custodite nel cuore la saggezza del vero popolo russo, e perciò, affidandovi il destino umano di Dmitri, so di affidarlo in buone mani. Siate per lui quel padre amoroso che non ha mai avuto. La parola al procuratore generale per la replica. Giurati, signori giurati, qui in quest'aula, un momento fa, dei principi sacri sono stati insultati, irrisi. Ho sentito dire che ogni figlio avrebbe il diritto di chiedersi: padre, perché ti dovrei amare? Ma ditemi allora che ne sarà delle basi della società. Dove andrà a finire la famiglia? Secondo il difensore, voi, signori giurati, dovreste schiacciare il colpevole con la vostra misericordia. Ma io vi dico altro, e vedrete domani come si sentirà schiacciato. Io al posto del difensore non avrei invocato solo l'assoluzione, ma addirittura una borsa di studio intitolata al parricida per tramandare il suo gesto alle generazioni più giovani. Vergogna! Vergogna! La difesa vuol dire qualcosa? Dico soltanto, Giove, tu vai in collera, quindi hai torto. Il dibattito è finito. Prima che i giurati si ritirino per pronunciare la sentenza, un'ultima voce deve essere ascoltata, quella dell'imputato. Dmitri Fyodorovich Karamazov, se avete qualche cosa da dire, levatevi in piedi e parlate. Vi ascoltiamo. Che cosa posso dire, signori giurati? Per me è venuta l'ora del giudizio. Posso solo ripetervi, per l'ultima volta, come in confessione. Io non ho ucciso mio padre! Sulle mie mani non c'è una goccia del suo sangue! Per amor di Dio, risparmiatevi. Risparmiatevi. E adesso, signori giudici, signori giurati, ritiriamoci per la sentenza. Dmitri Fyodorovich Karamazov ha ucciso premeditatamente e a scopo di furto suo padre, Fyodor Pavlovich Karamazov? Sì, è colpevole. No! È il suo tremendo giudizio. Del sangue di mio padre sono innocente. Amici, fra
aiutatemi, aiutatemi. La crosta di pane l'abbiamo dimenticata. L'hai certamente tu. È stato proprio Liuscia che l'ha voluto. Una notte, mentre lo stavo vegliando, mi disse all'improvviso: Babbino, quando la mia fossa sarà colmata, sbriciola delle croste di pane, perché i passeri ci volino sopra. Io li sentirò arrivare e sarò contento di non essere solo. Ecco, ecco, correte uccellini, correte passerotti. E adesso cosa devo fare? Fagli il segno della croce, benedicilo e mandagli un bacio. Dite, vostro fratello è colpevole o innocente? È stato lui ad uccidere vostro padre o è stato il servitore? Io crederò a quello che voi mi direte. Non riesco a dormire più. Ve lo giuro. Ve lo giuro qui accanto a Iliuscia. È il domestico che ha ucciso. Mio fratello è innocente. Dunque, vostro fratello è caduto, vittima innocente per la verità. È caduto, sì, ma penso che sia felice lo stesso. Felice? Come puoi dir questo? Oh, se un giorno potessi sacrificarmi anch'io per la verità, sarei felice. Amici miei, vi ringrazio di cuore anche a nome di Mitia. E prima di salutarvi vorrei dirvi... Hola, qui in questo posto, accanto a Iliuscia. Amici, presto ci separeremo. Io resterò ancora un po' di tempo coi miei fratelli. Uno sarà deportato, l'altro è morente. Ma poi lascerò la città, forse a lungo. Vorrei che ci promettessimo di ricordarci gli uni degli altri. Il nostro è stato davvero uno strano incontro. Se il mio disgraziato fratello non avesse offeso in maniera così crudele il babbo di Liuscia, e Liuscia poi non fosse stato preso a sassate da voi e non mi avesse morsicato la mano, noi non ci saremmo ritrovati. È stato un incontro provocato dall'odio, dalla violenza, dalla vendetta. Ma eccoci qui, uniti, nella tenerezza e nell'amore. Amici cari, sappiate che non c'è nulla di più alto, forte, sano e utile per la vita a venire che qualche buon ricordo. Colli un momento fa diceva di volersi sacrificare per la verità. Mi ha commosso. È bello. È addirittura sublime voler soffrire per tutti gli uomini. Ma saremo sempre, nel corso degli anni, all'altezza di questo ideale. Anzitutto e soprattutto, siamo buoni, amici miei. E poi onesti. Ve lo ripeto ancora, non dimentichiamoci gli uni degli altri. Karamazov, ma è proprio vero che risusciteremo tutti e ci rivedremo tutti. E vedremo anche Iliuscia. Risusciteremo e ci rivedremo. E con gioia e allegrezza ci racconteremo tutto il... E adesso andiamocene, tenendoci tutti per mano.